Buongiorno, continuiamo questi nostri incontri relativi all'esercitazione, all'allenamento dell'orecchio. Questa volta ci orienteremo sugli accordi. In effetti l'obiettivo sarà quello di tentare di carpire, anche se non riusciamo a individuare le note, se un accordo proposto è un accordo maggiore o un accordo minore. Vi ricordo che un accordo è formato da tre note, una triade. L'accordo di Do, per esempio, è Do, Mi, Sol, e il Mi, che è la seconda nota della triade, nella sua posizione fondamentale, Do, Mi, Sol, è quello che definisce il modo dell'accordo, modo maggiore o modo minore, la caratteristica in effetti, per cui se questo è un Do maggiore è perché è la seconda nota, il Mi, il terzo grado, è un grado di modo maggiore, un grado maggiore, quindi l'accordo è di modo maggiore. Se la terza è minore, non faccio altro che spostare il Mi sul Mi bemolle, e quindi il terzo grado è un terzo grado minore, un intervallo minore, l'accordo diventa minore. Prima di iniziare vi ricordo che tutte le nozioni teoriche di cui parliamo, in effetti gli esercizi si possono fare anche senza avere grosse basi teoriche, però se uno vuole approfondire ci sono una ventina di incontri, sono quelli. Se questo è l'incontro 113, 114, adesso non mi ricordo, comunque gli incontri che vanno dall'1 fino al 20 più o meno sono incontri che illustrano la teoria della musica, spiegano un po' come la musica è organizzata e quindi anche tutte queste particolari informazioni si possono trovare lì con qualche approfondimento, giusto per non essere sempre a digiuno di quelle che sono le teorie musicali. Ok, allora cominciamo. Vi presento il primo accordo. Vi chiederò di individuare qual è la tonica e quindi qual è la fondamentale dell'accordo e di capire, prima ancora di trovare la tonica, se l'accordo è un accordo maggiore e minore. Questo è il primo accordo. Eccolo qui, maggiore o minore. Cerchiamo di capire prima di tutto se è maggiore o minore. Vi definisco le note, eccole qui, e poi vi dico che questo è un accordo maggiore. Il minore sarebbe questo, maggiore, minore. Cerchiamo di cantare la nota fondamentale dell'accordo, senza nominarlo perché non sappiamo di che accordo stiamo parlando. Do, eccolo qui. Questa è la nota. Andiamo ad un altro accordo. Maggiore o minore? È un accordo minore. Il maggiore sarebbe questo. Si sente la differenza. Adesso cerchiamo di individuare qual è la fondamentale di questo accordo. Non il nome della nota, perché effettivamente dovremmo avere un orecchio assoluto, però almeno capire quale delle tre è quella che dà il nome, darebbe il nome all'accordo. Proviamo, ecco qui, questo è il minore, abbiamo detto. La nota è questa. Eccola qui. E questo è l'accordo di nuovo. Passiamo ancora ad un altro accordo, vi ritorno a questo, maggiore o minore. L'accordo è maggiore, il minore sarebbe questo. Cerchiamo di individuare la nota fondamentale di questo accordo. Era il Do maggiore. Passiamo ad un altro accordo. È maggiore o minore? L'accordo è maggiore.
Il minore sarebbe stato questo. Cerchiamo di individuare la fondamentale dell'accordo. Eccola qui. Cerchiamo di individuare anche le tre note. Eccolo qui, questo qui è un accordo. In particolare dico che è un Sol, accordo maggiore. Torniamo ad un altro accordo. Vi propongo questo. Maggiore o minore. È un accordo minore, cerchiamo di capire qual è la tonica di questo accordo. Eccola qui. Cerchiamo di cantarlo, è un minore, abbiamo detto. Quindi già istintivamente. Eccola qui. L'accordo era in Mi, quindi le note sono Mi, Sol, Si. L'accordo maggiore sarebbe stato Mi Sol diesis, perché la terza di Mi è il Sol diesis, appunto. Eccola qui. L'accordo sarebbe stato in questo caso maggiore. Ancora un altro accordo. Maggiore o minore. L'accordo è minore. Eccolo qui. Il maggiore sarebbe stato questo. E questo ancora è il minore. Prima di scandire le note, cerchiamo di cantare la tonica. Eccola qui. Questa è il La. In effetti, questo è un accordo di La minore. L'accordo maggiore sarebbe stato questo. L'accordo minore. Eccolo qui. E questo è la terza minore, quinta, giusto. Andiamo avanti, altro accordo. Passiamo a questo. Maggiore o minore? L'accordo è un accordo maggiore, perché il minore sarebbe questo. L'accordo in particolare è un Fa, Fa maggiore. Cerchiamo di trovare la tonica. Eccola qui. Fa, La, Do. Il minore. Eccola qui. Sarebbe Fa, La bemolle, Do. Andiamo ad un altro accordo. Maggiore o minore? L'accordo è minore, il maggiore sarebbe questo. Eccolo qui, un po' piccola la tastiera sulla quale sto operando, per cui ho qualche difficoltà a prendere gli accordi. Cerchiamo di individuare una volta, eccolo qua, questo è l'accordo, qual è la radice dell'accordo. Minore o maggiore. E l'accordo si basa su questo. Passiamo ad un altro accordo. Maggiore o minore. L'accordo è un accordo maggiore. Il minore sarebbe stato questo. È basato sulla nota Re, quindi è un Re minore, questo è un Re maggiore, Re Fa diesis La. Cerchiamo di individuare la tonica. Eccola qua. Re maggiore. Lo spelling. Il minore. Altro accordo, sto lavorando sempre su accordi che partono da note non alterate, ma se volessimo diciamo suonare un accordo su note alterate non avremmo nessun problema, cioè questa qui, eccola qui, già vi dico
detto che parte da una nota alterata, ma in effetti la sensazione che provoca è sempre la stessa, è maggiore o minore? Questo è maggiore. Il minore sarebbe questo. In effetti questo è un do diesis maggiore, do diesis minore. Questa è la differenza fra le note nella tonalità e l'accordo. All'interno dell'accordo la struttura è sempre quella, cioè c'è una fondamentale, una terza maggiore o minore e quindi una quinta sempre giusta. Cerchiamo di individuare, dato l'accordo, qual è la nota fondamentale di questo accordo, cioè quella che dà il nome all'accordo. Eccola qui. Ok, andiamo ancora avanti. Altro accordo. Quindi abbiamo visto che è indipendente il sapere se l'accordo parte da una nota alterata o da una nota non alterata, almeno nella definizione dell'accordo. Questo accordo qui. Maggiore o minore? L'accordo è minore. L'accordo maggiore sarebbe stato questo. Cerchiamo di individuare qual è, maggiore o minore che sia l'accordo, qual è la nota di partenza, la radice. Ed è. Eccola qui. Maggiore, il minore, eccolo qui. Altro accordo. Maggiore o minore? È maggiore, in questo caso è un re maggiore. Il minore sarebbe stato questo. Cerchiamo di trovare qual è la radice dell'accordo, la tonica. Il re, appunto. Andiamo ad un altro accordo. Maggiore o minore? Questa volta ve lo scandisco e dovreste aver capito che l'accordo è maggiore. Il minore sarebbe stato questo. Cerchiamo di capire qual è la radice dell'accordo, la tonica. Eccola qui. Minore, maggiore. Andiamo ancora avanti, cambiamo un po', andiamo su un'ottava un po' più alta. Eccola qui, suoniamo questa. Maggiore o minore? L'accordo è maggiore, il minore sarebbe questo. Cerchiamo di trovare la radice dell'accordo, la nota dalla quale l'accordo parte. Eccola qui. Eccolo qui, il minore sarebbe questo. Andiamo ancora avanti, facciamo un altro accordo, andiamo ancora più avanti nell'altezza e suoniamo questo. Maggiore o minore? Accordo è un accordo minore. Il re in particolare, re minore. Cerchiamo la tonica dell'accordo, quindi la fondamentale. Ok, altro accordo. Cerchiamo, eccolo qui, facciamo questo qui. Maggiore o minore?
L'alternativa sarebbe stata questa. Quindi questo qui è un accordo maggiore. In particolare è un accordo di Do, Do maggiore. Questo è Do minore, questo è Do maggiore. Cerchiamo di trovare la tonica. Abbiamo capito anche quali sono le note che compongono l'accordo. Ancora un altro, andiamo un po' a scendere, cerchiamo questa qui. Maggiore o minore? Vi do l'alternativa, eccola qui, e da qui capiamo che l'accordo, questo accordo è maggiore, in particolare stiamo parlando di un accordo di La maggiore. Cerchiamo la tonica. La maggiore, La minore. Altro accordo, scendiamo un po', questa qui. Maggiore o minore? Alternativa. E quindi abbiamo capito che questo è un accordo maggiore. In particolare un accordo di Re maggiore. Cerchiamo di trovare la fondamentale dell'accordo, la radice. Eccola qua. Re maggiore. Andiamo ancora avanti, cerchiamo un altro accordo, questa volta è questo. Maggiore o minore? Alternativa è questa, quindi l'accordo, questo è maggiore, è un Sol maggiore. Cerchiamo di trovare la tonica. Eccola qui. Oppure se è il minore. Andiamo ancora avanti. E vi propongo questa volta questo accordo. Maggiore o minore? Vi do l'alternativa. E quindi si capisce che questo è un accordo maggiore. In particolare è l'accordo di Fa maggiore, Fa la Do. Cerchiamo di trovare. Eccola qui, la tonica. E questa è la minore. Andiamo ad un altro accordo. Vi avverto anche in questo caso che sarà un rivolto, un primo rivolto. Eccolo qui. Questo significa che in questo accordo la fondamentale non è la nota più bassa. Maggiore o minore? Vi do l'alternativa. Questo fa capire che l'accordo era maggiore perché questo è minore, eccolo qui, l'accordo è maggiore ed è ancora Do. In questo caso stiamo parlando di un primo rivolto, quindi il terzo grado, quindi la seconda nota dell'accordo è quella che si presenta per prima, quindi la più bassa. Quindi in questo caso sarebbe il Mi, il Sol e il Do. Questo invece è Do Mi Sol. Mi Sol Do e Sol Do Mi. L'accordo è sempre quello, sempre maggiore. Andiamo ad un altro accordo. Maggiore o minore? Vi do l'alternativa. Eccola qui. Quindi questo qui è un accordo maggiore. Cerchiamo di trovare la tonica.
accordo è un Fa maggiore. Andiamo ad un altro accordo, maggiore o minore. Vi do l'alternativa, eccola qui, quindi questo si capisce essere un accordo minore, in particolare è un accordo di Re, Re minore. Cerchiamo la fondamentale, in questo caso è l'accordo, è la nota più bassa. Maggiore. Facciamone giusto un'altra, andiamo su una altezza maggiore e questo è l'accordo maggiore o minore. Vi do l'alternativa, eccola qui, quindi capiamo che questo qui è un accordo maggiore, in particolare è il La maggiore. Cerchiamo di trovare la fondamentale, quella che dà il nome all'accordo. Eccola qua. Il minore sarebbe stato questo. Facciamo l'ultimissima, va? L'accordo è questo qui. Maggiore o minore? Vi dico quale sarebbe stata l'alternativa e quindi si capisce che questo qui è un accordo maggiore, in particolare è un Fa maggiore. Cerchiamo di trovare la tonica, la fondamentale. Eccola qui. La minore sarebbe stata. Cantatela. Eccola qui. Maggiore, cantatela. Con questo abbiamo completato anche quest'altro incontro. Più che altro era per iniziare a cominciare ad avere un po' una dimestichezza anche con gli accordi, capire indipendentemente da qual è la nota di riferimento, capire soltanto principalmente se l'accordo è maggiore o in accordo minore. Vi ricordo che quando si va ad armonizzare una scala, quindi per esempio la scala del Do, abbiamo visto già in passato, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, e si costruiscono gli accordi naturalmente utilizzando le note della scala stessa, quella di Do. In questo caso gli accordi sono maggiore per quello, facciamo da qui, maggiore per quello che riguarda la fondamentale, quindi la tonica. Il secondo grado, il Re, automaticamente presenta un accordo minore, il terzo grado anche un accordo minore, il quarto grado un accordo maggiore, la sottodominante, il quinto grado un accordo maggiore, la dominante, il sesto grado o relativa minore è un accordo minore e l'accordo sulla settimo grado è un accordo diminuito, quindi è un po' particolare. Tutte queste cose, se andate a vedere un po' quelle lezioni di cui vi parlavo all'inizio di questo incontro, i 15-20 incontri sui quali praticamente faccio un po' di illustrazione generale sulla teoria della musica, sono spiegate in maniera più completa. Vi ringrazio e vi rimando alla prossima. Arrivederci.